Milan Juventus. Voglio partire io, per favore. L'avevamo capito, non l'avevamo... No, l'amministratore delegato voleva partire, vai. No, 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 io volevo introdurre. No, volevo introdurre con un mio amico tifoso della Juve. Mio amico tifoso della Juve. Diciamo la partita è finita a che ora? Alle 10:30? 10:35. Alle 10:38 mi ha mandato questo, Max. Le statistiche. Tre fuorigiochi? No. Mi ha mandato le statistiche. Zero tiri in porta. Tiri in porta. Alle 10:38 mi ha mandato queste statistiche, un mio amico, con quella sottolineatura. Allora, poi ti passo la parola. Quello che non mi è tornato dalle 10:38 in avanti, con tutto il rispetto, è stata una buona partita. Lo so, quello volevo dirlo anch'io. È stato, poi ti lascio la parola. Sì, è stata una buona partita e soprattutto a me non è mai capitato, ma è per analisi e per scambio di battute, la constatazione con accezione positiva nell'aver tenuto distanza da chi è sopra, cioè in genere chi è sopra che dice abbiamo tenuto a meno 7 una squadra, non chi è sotto che dice abbiamo tenuto a più 7 una squadra, però ripeto, questo è materiale di scambio di valutazioni, però questa statistica, ripeto, che ha portato delle valutazioni su una partita fatta buona e fatta in maniera positiva, è quella che mi ha mandato il mio amico alle 10:38, alle 22:38. Poi tirala via, Max, e parte Antonio. Lele, la cosa che a me veramente fa schifo, uso questa parola, fa schifo, lo sai cos'è? La continuità di queste dichiarazioni, di queste partite, ma soprattutto, ripeto anche quello che ho detto le volte scorse, non sto capendo veramente al di sopra di Allegri chi c'è che possano accettare una roba del genere, perché la partita che ho visto l'altro giorno, poi possiamo anche andare sul Milan che ha fatto una partita al di sotto delle sue capacità, la partita che ha fatto la Juve dove non fai un tiro in porta, non costruisci niente, continui a giocare da 7 mesi con sugli esterni un centrocampista centrale, non sto capendo l'idea, non sto capendo veramente niente. Poi arriva a un certo punto dove dici quello che hai detto te, abbiamo fatto un'ottima partita, e la cosa poi che io divento matto, il campo è inguardabile. Mi ricordano delle dichiarazioni che a me veniva da ridere quando Mazzarri diceva c'era il vento, tirava di qua, tirava di là, eccetera, eccetera. Il vento. Sì, il vento oggi ci ha dato fastidio. Il campo di là era bagnato, di qua era asciutto. Vabbè, però grande Mazzarone. Però dico, un allenatore di una delle squadre più famose e forti al mondo, puoi continuare su questa marcia dove... manteniamo a più 7, abbiamo recuperato tanti punti da chi non lo so, perché ovviamente se a meno 4 dall'Atalanta, perché se l'Atalanta vince sei a meno 4 con una squadra del genere a 15 giornate dalla fine, tu sei fuori già dal campionato. Adesso fra 20 giorni ti giochi la vita, sei dentro fuori e vediamo cosa può succedere. Tu l'unica volta, Lele, che hai detto ha fatto una buonissima partita con la Sampdoria, però capiamo chi è la Sampdoria, le difficoltà che hanno. Però io dico, possiamo continuare ancora a pensare e a dire facciamo una buona partita, e che è bugia. E qualcuno, qualche amico suo, perché ovviamente Allegri più di qualche amico in televisione o sul giornale ce l'ha, e questo a me fa schifo. Perché Lele, io nella mia vita non ho mai chiamato un giornalista per avere un voto in più, per parlare meglio. Infatti mi hanno sempre disintegrato. Bob è l'altro come me. Bob era identico a me. Mandavamo a cagare tutti. Io non ho avuto la fortuna di giocare con voi, ma penso che anche voi idealmente eravate come noi, Lele. Però dico... aspetta, interrompo. Una volta mi ha detto il mio procuratore, mi ha detto, Bob, andiamo a trovare questo direttore di un giornale, così ti dà sempre voti belli. Gli portiamo qualche maglia.
L'hai cacciato via il tuo procuratore? No, gli ho detto, non ti dico cosa hai mai risposto, se mi dici una cosa così, quando la ammazza ti stacco la testa. io ti dico solo questo, Anto, io i compagni miei che beccavo a fare questo, chiudevo l'amicizia. D'accordo. Io ci vivevo un anno da compagno senza parlargli, appena capivo questo... finito, bollati. Assolutamente, Lele, ma ce ne sono tanti. Come giocatori. No? Alla Balan. Però dico... Non solo questo... giocatori, chiaramente. Infatti, io dico quello che penso io. All'Eng c'era tanti di amici giornalisti che scrivono e giornalisti che parlano di pagliacci in televisione, che continuano ancora il lavoro, il buono che sta facendo. Oggi mi ha sorpreso tanto, Lele, a malincuore, perché poi ovviamente qui noi dobbiamo dire la verità. Oggi ho letto delle dichiarazioni del mio papà calcistico, Don Fabio, e non mi è piaciuto. Quando ha detto, si vede il grande lavoro che sta facendo Allegri. Io il mister lo sento sempre, ogni due per tre mi ha chiamato durante il Covid, eccetera. Quando lo sentivo dico, mister, l'hai fatto molto probabilmente perché non vuoi attaccare. Perché se Allegri sta facendo un grande lavoro con questa squadra qua, significa che c'è qualcosa che non quadra. Sta facendo veramente una roba a dir poco vergognosa, Lele. No, non lo so, Lele, come interpretare, perché ovviamente io uso dei termini abbastanza duri, ma non ho alternative per dire il contrario. Perché se tu mi dici, oh, questa è una squadra che gioca bene, tira 15 volte, ha perso 3-0. Amen. Ieri l'Empoli ha perso 4-0 il primo tempo, il secondo poteva fare 6 gol. Quando tu perdi, dica l'Empoli, sei meno forte, te la sei giocata il secondo tempo. Bene, bravi. Però quando io vedo, non fai un tiro in porta, non hai un'idea, fai cagare queste partite qua, allora io dico, c'è qualcosa che non mi quadra. E mi sorprende che sopra continuano a essere zitti. Però sto pensando, in questi giorni qua ho pensato, Bobo, sai cosa? Dico, cavolo, se non parlano, non fanno dichiarazioni, io parlo soprattutto di Andrea Agnelli, perché per me è quello lui che comanda, Andrea Agnelli. Dico, cavolo, se lui non parla, c'è qualcosa che bolle in pentola. Cosa? Mi è venuto in mente. Sono sempre convinto, aspettano Villarreal Juve. Quella è la partita da dentro fuori, perché Lele fra 20 giorni la Juve si può ritrovare col cerino in mano, fuori dal campionato già a febbraio e fuori dalla Coppa dei Campioni. E lì vedremo, se non a febbraio, marzo, vedremo a giugno, quello che dico sempre. Per quanto riguarda il Milan, è un periodo che lo sto vedendo abbastanza sottotono. Ha fatto una buona partita lì a Venezia, che ha vinto facile, che il Venezia però era poca roba. Però, come avevo detto anche la settimana scorsa, non so se realmente può star dietro all'Inter. L'unica che può star dietro all'Inter, secondo me, è il Napoli, per la qualità di gioco, per i giocatori, per i ricambi, perché vedo che in questo momento qua il Milan sta facendo grande fatica, soprattutto nella parte offensiva, far gol, creare situazioni. Leao sta accendendo un pochettino la situazione quando fa quel cambio di papà, perché Rebic torna da un infortunio, ancora sta male. Ibra adesso si è rifermato un'altra volta. Giroud, una partita fa gol, tre no, eccetera, c'è un po' di problemi. Selemakers pare che si sia un pochettino fermato. Brahim Diaz si sia fermato da 2-3 mesi. Sono un po' di problemi avanti. Se non Leao che sta facendo qualcosa di diverso. Non lo so cosa può succedere al Milan nell'arco di 2-3 mesi. Però, boh, questa è la disamina mia della partita del Milan. Bobo, io non l'ho visto Camel, quindi no, ma ho preferito vedere l'NFL. Ho ricevuto 7000 messaggi stamattina, le peggior robe. Di che roba? Partita, ah, ok. Sulla partita della Juventus, quindi che dobbiamo dire, ragazzi? Sembra che poi uno ce l'ha con Allegri. Io non dico niente perché non si può dire sta facendo un gran lavoro, non si può dire niente. Quello che fa rabbia non che vedo bene, vai. No, non vedo, non si può vedere la Juventus così, dai. Basta, cosa non si dire. Può vedere come non concetto può, la Juventus non può quei giocatori non può giocare così, dai. Bobo, ti faccio una domanda, mi fai capire, secondo te, tu sei stato nel mondo Juve,
e molto probabilmente conosce anche. Ma sai, 20, più di 20 anni fa c'era l'Ibice, era diverso. Cosa pensi questo tacere da parte della proprietà, che continuano ad accettare tutto quello che Allegri sta dicendo? Due sono le questioni: o c'è qualcosa che vola in pentola, e penso io, oppure hanno dato grande potere per lui. Sicuramente ha grandissimo potere, perché comunque è tornato, ha fatto 4 anni di contratto, ha delle cifre importanti, quindi deciderà lui sicuramente. Non so cosa pensano Pavel e Andrea quando si parlano, non so cosa si dicono, perché non li sento, quindi non ho idea. Non posso dire, secondo me non sono contenti, ma perché? Perché nel calcio di oggi deve dare un qualcosa. E hanno una rosa per dare qualcosa. Tutto il mondo sta cercando di giocare, loro no, quindi non lo so. Ma più che altro, quello che dice Max dopo le partite, che non va bene, non va più bene, non puoi dire ho visto una buona partita, perché poi noi non siamo allenatori, non siamo direttori, siamo qua, parliamo di calcio con 500.000 persone tutti i lunedì e ci divertiamo, ridiamo e diciamo quello che pensiamo e non ci troviamo con nessuno. Ma puoi dire ho visto una bella partita, perché poi mi arrivano 3.000 messaggi il giorno dopo su Instagram a me. 3.000 messaggi ho ricevuto io. Ma da tifosi juventini, perché anche loro non sono contenti, no? Quindi ora dicono che Vlahovic va alla Juve. Una statica uguale, tutte le brutte partite. No, ma non so nemmeno cosa dirti. Tutte alla fine preferisco non ne parlare più nemmeno, perché dopo diventa una cosa antipatica, no? Quindi non voglio più parlare e vediamo alla fine dell'anno. Però, che cosa facciamo però? Perché sai cos'è? Come abbiamo detto all'inizio dell'anno, l'avete detto voi? Tu sì, l'hai detto? Non giocherà mai bene? Hai detto no? Assolutamente. È sempre così, Quindi non so meno più cosa dire io. Non so più cosa dire. Preferisco non di niente. E alla fine dell'anno, l'ultima partita, darò il voto della Juventus e dirò quello che ho visto. Capito? Quello che ho visto alla fine dell'anno. Perché oramai mi sembra troppo facile, capito? Dopo quello che io non l'ho vista, ma ho visto due spezzoni oggi, due sulle televisioni, ma roba, fai un tiro in porta, non vai, adesso non puoi giocare così. L'Elenic per capire un attimo. Può darsi, l'ho vista io al contrario la partita. No, ma molte volte quando abbiamo parlato di brutte partite, che raramente per fortuna capitano, c'è la Juve di mezzo. Ma io quello che mi fa rabbia, cavolo, ma tu immaginati adesso se è fatto male Chiesa, ma Chiesa, Cuadrado, Dybala, Morata, ma chi ce l'ha? Ma se tu fai calcio, quando abbiamo visto la Juve che alcune volte o si è trovata in svantaggio come Roma, in poche circostanze, non ha badato agli altri, ma ha fatto con le qualità dei giocatori che ha a calcio, cazzo, ma chi ce li ha quei giocatori che ti possono saltare l'uomo e quindi crearti superiorità numerica? C'hanno i colpi di Dybala, c'hanno un attaccante nella nazionale spagnola, cavolo, ma metterli in condizioni di essere un po' più liberi davanti alla porta e creare calcio, cavolo, a me quello fa rabbia, perché alcune volte la Juve ha fatto vedere quando attacca che porca miseria è forte, oh. Io dico una cosa, la Roma 3-1, no? Perde 3-1 a Roma. Ma per vincere la partita cosa devi fare? Attaccare. Ha fatto 4 gol. Altri 3 gol gli ha fatto. Quindi se tu vuoi vincere la partita, lì sono andati. Sono andati, hanno pigiato il gas, no? O no, su 3-1 per la Roma. Manca 20 minuti, penso che avranno pigiato gas. Hanno pigiato gas, hanno vinto 4-3. O poteva essere 4 pari, però ha fatto 3 gol. Quindi se pigi gas automaticamente la macchina va. Se io non pigio gas rimango fermo al semaforo. E poi Anto, volevo dire del Milan, io se c'è una squadra che magari alla fine può lottare per il quarto e quinto posto è il Milan, pure io sono d'accordo con te. C'è Atalanta, Napoli, Inter, li vedo, non so perché, ma il Milan abbiamo sempre parlato bene, però secondo me li manca ragazzi, rispetto a questo. Martial è andato al Siviglia, Martial? Sai chi è andato? Fabrizio. Come si chiama? Camel? Fabrizio? Sì. Romano? Sì. Eccolo qua. Sì, sì. Fabrizio Romano. Ho visto ora un post suo
Anthony Martial, grandissimo. Martial a Siviglia, gran colpo del Siviglia, eh? Cavolo, a meno 4 dal Real Madrid, Bobo. Udiche vuole... Il Siviglia pige gas. Pige. Vai Lele, vai. No, allora, il punto è questo, che se analizziamo la partita, quindi parliamo dell'aspetto tecnico-tattico, la partita è stata brutta, però c'è stata una squadra che ha provato a calciare in porta e una che ha fatto fatica a entrare in area. Quindi questo per la partita che è stata, non è stata una bella partita, e non c'è stato entusiasmo, non c'è stata passione, non c'è stato trasporto, quindi è stato veramente un Milan-Juve molto molto dimesso, ma una squadra ha provato a calciare in porta, nel senso che l'occasione più importante della partita l'ha avuta Leao. Sì. Teo Hernandez ha fatto il suo filotto e ha calciato in porta centrale. Szczęsny ha letto sia la corsa che il tentativo che la conclusione e l'ha tenuta. Giroud, duello con Chiellini credo o con Rugani, abbastanza statica, l'ha girata verso il portiere e l'ha parata. Sempre Giroud a un certo punto era dentro all'arco, bastava provare a chiudere, l'ha rimessa in mezzo per nessuno, perché poi dopo Ibrahimovic fa fatica e si è fatto male. Giroud non è Kane, quindi Giroud, perché Kane non te lo dava il Tottenham, quindi Giroud ti dà una mano, ok? Leao, che è un giocatore di assoluto talento, però ancora va sprazzi, ok? E, Rebic che stava rientrando, che è un giocatore rientrante. Poi secondo me il Milan adesso non gioca bene nella tre quarti, come invece aveva caratterizzato il calcio di Pioli per questi due anni. Per questi due anni il calcio di Pioli, secondo me, una delle differenze l'ha fatta nella costruzione, nel trovare gli uomini nelle mezze posizioni tra centrocampo e attacco, con imprevedibilità, dietro le spalle dei mediani avversari, cambiandosi di posizione. Infatti tutti hanno fatto bene, hanno fatto bene, sia con Ibra che senza Ibra. Pensate che quest'anno il Milan ha fatto molti, molti più punti nelle partite che non ha giocato Ibra rispetto a quelle che ha giocato, perché giocava bene come collettivo. Quindi il Milan è un po' calato, ok? Tanto è vero che Pioli a un certo punto è stato costretto a mettere che sì a Empoli per vincere la partita, metterlo sulla tre quarti, e potrebbe anche essere una sfumatura da riprendere con Benassere e Tonali, perché Tonali adesso non può star fuori, secondo me. Quindi, nella partita brutta, una squadra però ha calciato in porta nelle difficoltà. Attentato. Esatto. La Juventus non ha calciato in porta, quindi non penso che qui sia ancora il tema principale discutere del calcio della Juventus o di quello che vediamo. Perché? Perché noi non vediamo partite su Marte, vediamo le partite trasmesse come tutta Italia. Quindi secondo me la valutazione su quello che vediamo non è più in discussione. Possiamo ripetere, possiamo variarla a seconda dell'avversario, a seconda del colpo, cioè quando Dybala è in vena ti segna come deve segnare, Dybala cambia la partita e magari la partita si orienta a seconda anche dell'avversario. Però io ho sperato, ho aspettato, e da un certo punto di vista l'ho dichiarato stamattina, per me l'allenatore della Juventus ha dei crediti e merita fiducia e tempo. Pensate come parlo io, non, sono uno dei pochi che parla così in maniera diretta in Italia. Per me Allegri ha crediti, ha dimostrato di meritarsi fiducia e tempo. Il mio amico Antonio non è così indulgente come me e mi ha detto sin dall'inizio: Lele, guarda che queste speranze saranno mal riposte, perché non ci sarà il calcio che tu pensi possa fare, non vedrai una manovra adeguata al calcio di oggi, la Juventus sarà in difficoltà in Italia, in Europa. Quindi io ascolto e poi vado al campo e vedo. Però io, dal mio punto di vista, ancora oggi dico, pensate, l'allenatore della Juventus merita fiducia, tempo e accrediti per averli, fiducia e tempo, per quello che ha fatto. Antonio mi dice, non mi stupisco, e io continuo a guardare, e pur continuando a dire così, però le guardo le partite. E pur confermando quello che dice Bobo, che dice, sembra che si ripetono le stesse cose, e noi possiamo anche, pur analizzando le partite, perché questo è quello che facciamo, e se siete 22.000 e nel cumulato arrivate ogni lunedì o venerdì o giovedì a 100, 200, 300.000,
vuol dire che condividiamo i pensieri pur non avendo le stesse opinioni, perché questo è il bello della conversazione. Però ragazzi, attenzione, su una cosa non possiamo non essere d'accordo, non si comunica così. Su una cosa non possiamo non essere d'accordo, perché la comunicazione è il rispetto che dai a chi ti segue, a chi è appassionato, a chi è abbonato, a chi ha un pensiero, a chi conosce il valore della vista, perché la gente guarda. Quindi la comunicazione è ciò che noi diamo agli altri di come siamo. Allora, se chi pratica questo tipo di calcio viene e mi dice: io penso che anche se non abbiamo tirato in porta, la partita come approccio è stata fatta bene, è una squadra che adesso è cattiva, una squadra che ha ritrovato la difesa, ti presti eventualmente a un contraddittorio libero, rispettoso e non servilismo, e ti dice: sì, ma sei la Juventus, devi poi attaccare, allora può nascere una discussione libera, argomentata, senza sarcasmo, prese per il culo, eccetera eccetera, e ognuno però è rispettabile nelle sue posizioni. Io alleno così, mi hanno contrattualizzato per questo e io vi spiego il mio calcio pulito. Sono d'accordo, non sono d'accordo, ma c'è l'argomento. Ok, quindi perché sono stati messi dentro al 90esimo Kulusevski e Rabiot? Al 90esimo, perché? Per dare linfa nuova al 90esimo? Allora si va nei discorsi del: ma come cambiavi la gara? Come pensavi di fare male al Milan? Che so, come prepari, che ti posso dire, di contrattaccare Teo Hernandez? Dove trovi gli uomini dietro le linee di Tonali e Benasser? No? Come accompagni Morata? Cioè, nasce una discussione tra gente di calcio, no, Kammel? Vuole perdere tempo. Bravo, però siamo gente che parla, no? Siamo gente che... Caspita, ma dire la partita è buona. La Juventus che non ti rimporta non può mai essere buona. Mai. La Juventus che non ti rimporta, per natura, non può mai essere buona. Uno... Ma poi io ho sempre pensato che chi è davanti tiene a 7, 8, 3, 10 punti quella dietro, non il contrario. Cioè, mancano le giornate, tu devi recuperare, allora... Però magari uno dice, aspetta però, nel calendario, perché io la voglio sempre vedere positiva, perché do talmente valore alle parole, raga, perché è la mia natura, no? Che cerco sempre di vederci una costruzione. Allora dico, però poi c'è tempo per recuperare, però... Io, se sono lì, dico: sì, è vero, c'è tempo. Sapete quanti punti ha fatto la Juventus sui 18 che ha giocato contro le 4 sopra? 4. La Juventus ha giocato due volte con il Napoli, due volte con il Milan, una volta con l'Inter e una volta con l'Atalanta. No? La Juventus ha pareggiato due volte col Milan, ok? Una volta con l'Inter. E una volta col Napoli. Sì. Erano 18 punti a disposizione, ne ha fatti 4. Quindi, ragazzi, la storia che i punti sono stati buttati via con quelle sotto è vero. Anche lì c'è un perché. Se ieri hai giocato una buona partita e non hai tirato in porta, non è che poi tiri 100 volte con le altre. Perché qualcheduno mi ha risposto quando ho detto: la Juventus 20 tiri li fa in un mese. Ancora d'accordo nel rispondermi? Non è che ce li inventiamo, basta essere d'accordo, basta dire: per me, se non subiamo un tiro in porta e facciamo un tiro in porta, questo è il calcio del futuro. Poi però dobbiamo ragionarci, però almeno si dà opinioni, ma non puoi far passare per buono ciò che non è buono, e soprattutto non puoi far passare per buono ciò che non è buono e nessuno ti dice: ah, ma che cosa vogliamo far fessi, ragazzi? Ma veramente voi 20.825 ci credete? Ma veramente questa è la verità? Questa è la verità che si vuole far passare? Far passare per buono ciò che non è buono. Ma che domande hanno fatto per rispondere così? Perché è difficile pure... Boh. Non ho visto io. Oh, è così, Lele. Purtroppo in Italia esistono degli schiavi, dei giornalai, delle caculi, e purtroppo Lele, ma no, io mi dispiace che tu continui a dar
crediti delle situazioni. Lo sa, scusa, poi continui. Sai guarda, perché faccio così, Anto? Sì. Perché mi piace così. Perché sei una brava persona. No, 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 io non mi piace la definizione brava, preferisco giusta. Però, giusta però, persona giusta. Ecco, e nella mia giustizia, sai cosa dico? Se l'allenatore ha questa forza di, a livello reale, pratico, di farsi contrattualizzare e viene da un precedente che giustamente dal punto di vista della proprietà sente l'esigenza di dargli fiducia, non è l'allenatore il problema. Cioè l'allenatore è lui, è questo. Quindi l'allenatore prepara le partite in un certo modo, non è sufficiente nel calcio d'oggi e non lo diciamo noi, lo vediamo, nemmeno più in Italia. Una volta non era in Europa quando io ho cominciato a dirglielo, ma adesso nemmeno più in Italia perché lo si vede. Ma io dico, l'allenatore ha diritto se gli viene dato fiducia, è il sistema che non può prendere in giro la gente, è il sistema che ha colpe. L'allenatore non fa altro che giocarci col sistema, per quelle cose che hai detto te. Quindi se c'ha il potere, che lo eserciti a modo suo, me lo spiega e evidentemente poi dopo reggi il confronto. Ma se il confronto non glielo danno perché fuggono, questo è quello che ci fa vedere ogni domenica. Buona partita quella di ieri senza un tiro in porta alla Juventus. Vai, Anto. Ma io la cosa che mi stupisco, sai cos'è? Noi stiamo parlando, parliamoci chiaro, di due allenatori dove non stanno facendo bene, che il progetto loro ancora non è decollato. Uno è Sarri e gli stiamo rompendo le palle perché stiamo dicendo il nostro pensiero. E uno è Mourinho. Io penso che sulla carta, Lele, sulla carta, lascia stare che a Roma è arrivata adesso, sulla carta dovrebbe aver più crediti Mourinho e Sarri che Allegri. Tu mi dirai perché? Perché le altre due squadre sono molto, molto, molto meno forti che la Juve. Io non posso pensare ai crediti di quello che è stato, altrimenti andiamo agli anni 60, Lele. Per quello che ti dico, tu sei una persona giusta, che qualcuno poi ovviamente ti mette in bocca delle parole per continuare a Dani ce l'ha. Ma tanto con questo nostro sistema è tutto chiaro. Bravissimo. Dopo allora, solo gli invidiosi travisano, esatto. Allora non dico, facendo altro che darci ancora più crediti. Tu stai continuando a dare dei crediti ad un allenatore che ci sta facendo vedere da 7 mesi, non 7 partite, 7 mesi, sono 23 partite che sta facendo schifo. E allora io dico, Lele, siccome sei una persona giusta e gli altri continuano a fare tutto quello che vogliono, dovrebbero fare delle domande, visto che hanno l'opportunità di farle, e dire, siamo amici, abbiamo rispetto, eccetera, perfetto. Allora andiamo via, l'amicizia e il rispetto andiamo via. Quello rimarrà in eterno, a meno che uno poi si stranisce. Se io sono amico tuo, Lele, e tu fai un errore, dico, caro amico mio, hai fatto un errore, poi ti offendi, e mi vuoi mandare a cagare, io dico, mi mandi a cagare, ma sei stupido però, Lele, certo. Perché l'amicizia è questa. Allora io dico, caro Allegri, come mai non riesci a dare un'idea con una grande squadra che tu hai? Come mai non riesci a decollare? Come mai questo e quest'altro? Hai 20 nazionali e continui a far cagare in Italia, in Europa, dove ti pare piace? I crediti, io non sono d'accordo, perché devo dare credito? Il tempo, giusto. Ma per un allenatore, Lele, che sa guadagnarsi il tempo, che significa? Sarri è uno che devi dargli il tempo, perché lavora e lavora ancora. Un anno, no, 2 anni devi dargli tempo, perché è uno che lavora 24 ore al giorno su quello che vuole migliorare. Allegri ha 25 campioni, chi gioca ad Adani, Ventola, Casal, perfetto, prossima partita. Vieri, Ronaldo, fenomeno, Baggio, perfetto. Va bene. Oggi che devi dimostrare che sei un allenatore che fa giocare bene, ricostruisce tramite il gioco, tutto arriva a un certo punto, tiri una riga e dici, cavolo, significa che è un allenatore molto buono con i grandi campioni. Però allo stesso tempo di cavolo, con i grandi campioni allena pure mia madre. Quello che dico sempre. Allora, i crediti fino a un certo punto per un allenatore che lo merita, Sarri. Io crediti, io non li do, per il solo fatto, Lele, perché hai una squadra di 20 nazionali che, io poi adesso, Nick, prima mi ha dato un'idea, Cuadrado, Chiesa,
Dybala, Morata, Arthur Locatelli in mezzo, Danilo Alexandro. Aspetta, Lele. Non ha avuto nemmeno Danilo, pensa. C'è aspetta. Anche Danilo, De Ligt, Bonucci, pensa che squadra. Lele, incredibile. Allora, Lele, sugli 11, ripeto, sugli 11, Szczęsny, Danilo Alexandro, De Ligt, Bonucci, Chiellini. Sì, sì, Arthur Locatelli, Cuadrado, è perfetta, Dybala. Domanda. Provami, no, ce ne in Italia, sei di cambi. No, ma scusa, quando l'inizio, Anto, quando l'inizio è stato detto questo, lo sapete perché questa cosa, sempre da quel sistema e anche dalla gente, che ovviamente vede con i suoi occhi poi il rendimento basso di tanti, no? Quindi dice, no, la Juve non è più forte, non è più forte dell'Inter. Non è vero, perché se tu li metti insieme nella costruzione della squadra, sai perché è tornato l'allenatore? Perché quando l'anno scorso vedeva partite col presidente, vedeva giocare la Juve, diceva, ma questa è una squadra forte, deve far meglio. Perché la Juve, il top player, i soldi per il top player, li ha spesi. Sai chi è? L'allenatore. Però fammelo vedere. L'ingaggio del top player, la Juve, lo ha messo nell'allenatore. Fammelo vedere. Perché l'allenatore vede quella squadra e dice, tutti i nomi che avete fatto voi, ma attenzione, in questa formazione dove Danilo fa il terzino destro e davanti ci mettete Cuadrado, perché non c'è Chiesa, se no Chiesa va dall'altra parte, poi esatto. Entra Kulusevski, va dall'altra parte, entra Kulusevski, c'è Dybala, c'è Bernardeschi, la squadra, poi tu abbiamo fatto i due nomi, Arthur Locatelli, ma c'è anche Rabiot Betancourt, cioè questa qua è una squadra che se allenata per giocare non può non giocare. Se tu giochi per giocare, puoi anche perdere. Ma non puoi sicuramente accontentarti di zero tiri in porta e dire che hai fatto bene. Perché se no, il vero far bene qual è? Qual è? Camminare sulle traverse, fare le cose di Ollie e Benci, come i gemelli di Derrick, la catapulta infernale. Cioè, se quello è giocare bene, cos'è giocare bene? Veramente. Te lo dico io adesso, ovviamente. L'altro giorno, non so se ti è capitato di vedere Leeds-Newcastle. Non l'ho vista. Io l'ho vista. Sai quanto poteva vincere Leeds? 7-1. Con una squadra come il Newcastle che ha appena preso Trippier. Sì. Per dirti che potenzialità. 7-1 poteva vincere, Lele. 7-1. Aspetta, una squadra con grandi potenzialità, il Newcastle. Ma la sua squadra, escluso Rafinha, fanno fatica a giocare in Championship. No, okay. Ma e questo è 7-1. Allora io dico, perdi la partita, vado nello spogliatoio, io presidente, Marcello, bravo, complimenti, continua così. Quello, una squadra dove non vale una minchia. Aveva solo di 2003 in panchina. Bravissimo. Una roba incredibile. Ma fa, poteva vincere 7-1, perde la partita con una squadra che ha comprato... che sta comprando l'inferno. Ma c'è anche San Maximè, no, una squadra okay. No, che deve e averne 10 dietro il Newcastle. Quello è giocare bene con una squadra da 0-0 e non con una squadra, ripeto, gli 11 che ti ho detto prima, Lele, io sono convinto che negli 11 se 5-6 giocatori sono più forti di quelli dell'Inter. Ma questo l'abbiamo detto all'inizio. È gli 11. Sì. Aspetta, in panchina c'hai il titolare dell'Uruguay, titolare dell'Italia, perché Chiellini se lo metti fuori, titolare capitano dell'Italia, titolare della Francia, c'hai un titolare tra virgolette dell'Italia, Bernardeschi, titolare della Svezia, Kulusevski. Allora io dico, tu hai detto il top player è lui, perfetto, Lele, credi è stato... non ce ne sono. No, esatto. Credi che non ce ne sono, Lele. Ah, certo. Il top player è lui. Se tu mi prendi Ronaldo, Messi, e devono fare 20 gol al giorno d'andata, non li fanno, stai facendo male. Allegri sta facendo male, il top player è lui, perfetto, stai facendo un disastro, è responsabilità tua, ancora di più che sei un top player pagato così e fai giocare di merda una squadra che è la più forte se non una delle prime due in Italia. La responsabilità è la tua, te ne assumi le responsabilità e non ogni volta, per quello dico, mi fa girare le palle che nessuno parla. E quello lì, guarda, Nick, allora, in questo paese... che sposta veramente dal campo e vuole coprirlo, ma non ce la fa, se non altro perché ci siamo noi, quindi non ce la fa. Camme, questo paese cerca di creare un contraddittorio credibile, una sfida di una squadra che dovrebbe fare il miracolo
perché rimonta una che ha l'undicesimo monte ingaggi, l'Atalanta. Ma veramente state facendo passare in Italia questa come sfida credibile? Cioè, quindi io voglio pensare che se alla fine questa squadra dei nomi che ha detto Antonio, della formazione che ha fatto Nick, riuscisse o non riuscisse, cioè per un punto in più o in meno, contro l'Atalanta che è l'undicesimo monte ingaggi e va a Roma a pareggiare con i terzini che fanno i trequartisti, ok? E va a portarvi un punto senza rischiare, tranne che in un'occasione, come impresa, cioè volete farla passare davvero così in questo paese? Ma ringraziando Dio c'è la Bob TV. Almeno da un contraddittorio ai 20.000 più gli altri 2 milioni che ascoltano e riportano spesso male, apposta, ma dando forza a noi, perché tanto poi li mandate da noi, ve lo dico, continuate a farlo, li mandate da noi, perché almeno qua il ragionamento c'è il tempo per farlo giusto. Se questa cosa volete far passarla, questa cosa qua, come credibile, una sfida fino all'ultimo minuto di una squadra che prova a arrivare quarta, ok, dopo che è ingaggiato l'allenatore da 9, ok, con quella formazione di Antonio, in rimonta contro l'Atalanta che è l'undicesimo monte ingaggi, ok, senza aver mai avuto Gonsens, poco Ilicic e poco Muriel, vi dico ragazzi, il calcio è una materia che, per quanto imprevedibile, bella, crudele, non fa per voi, ve lo dico, imprevedibile, bella, crudele, emozionante, coinvolgente, ok, straripante, quella che proprio ti attacca e si rinnova ogni giorno, ma non fa per voi ragazzi. Non credete a questo, perché non è questo.